Buonasera, continuiamo a parlare di innovazione, continuiamo a parlare di innovazione sempre sotto un profilo giuridico, diciamo giuridico-legale, con altri due avvocati. L'avvocato Giovanni Mameli dello studio Fantozzi, un avvocato esperto di fisco, fiscalista, e l'avvocato Emanuele Montedione, che invece è un avvocato cosiddetto industrialista, quindi che si occupa di brevetti, proprietà intellettuale, che è l'argomento diciamo principale di questo dibattito, di questo confronto tra i due esperti. Appunto, IP sta per proprietà intellettuale, intellectual property, dall'acronimo insomma anglosassone. Cominciamo, chi vuole rompere il ghiaccio? L'avvocato Montedione. Buongiorno a tutti, e come anticipato effettivamente questo è un dialogo tra due tipo di esperienze diverse ma che diventano totalmente complementari grazie a un nuovo strumento che è stato già in parte approvato dall'amministrazione italiana, ma che deve a breve, insomma a brevissimo, diventerà anche operativo grazie a un decreto che sta per essere emanato, un decreto che sta per essere emanato di concerto tra il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero dell'Economia. Il nostro dialogo partirà dal rapporto che c'è tra fisco e innovazione, che paradossalmente è un rapporto ecco qua, sì. Come faccio per... questo. No. Ah, grazie. Che a ben vedere giocano entrambe sullo stesso principio. L'innovazione, quando è giuridicamente tutelata in Italia, è giuridicamente tutelata perché vi è uno scambio. Colui che innova mette a disposizione degli altri un nuovo prodotto, un nuovo strumento, un nuovo processo. La collettività, diciamo lo Stato, ripaga l'innovatore con un diritto di esclusiva. Questo è quello che stabilisce la teoria classica sul brevetto, la teoria classica sul perché vengono concessi i brevetti. È appunto questa logica dello scambio. Io innovo, io porto un nuovo strumento, porto un nuovo procedimento, tu Stato mi dai un diritto di esclusiva, cioè in qualche maniera... in maniera atecnica, mi premi e mi permetti di avere delle norme speciali a difesa della mia innovazione. Mi sembra di capire che il fine, insomma, il filo conduttore di questo ragionamento è che la complementarietà anche in materia fiscale, cioè mentre nei regimi ordinari la tassazione appunto di coloro che innovano, la tassazione ordinaria, grazie a questo strumento opzionale diventa invece una tassazione speciale, quindi più di favore nei confronti del utente. Abbiamo deciso quindi una scaletta di argomenti, dove chiaramente ognuno di noi cercherà di parlare nell'argomento che più è specializzato, quindi la materia dei diritti di proprietà industriale per quanto mi concerne, e invece la grande esperienza di Giovanni Mameli per quanto riguarda la materia fiscale. Cercheremo quindi di parlare di che cosa è questo sistema, che noi adesso chiamiamo IP Box, mentre è normalmente conosciuto come Patent Box. Cercheremo di dire come funziona. Cercheremo di vedere qual è la sua fonte anche all'esterno, cioè qual è il motivo per cui è stato fatto, e vedremo che a livello europeo ci sono tanti altri paesi che hanno avuto e stanno realizzando esperienze simili. E grazie all'avvocato Mameli avremo addirittura una mappatura di come funzionano i sistemi a livello europeo. L'avvocato Mameli poi ci parlerà anche di che cosa è l'impulso che ha dato l'OCSE rispetto a questo tema del patent box. Poi parleremo di quali sono i beni immateriali che possono concorrere a generare questi redditi, quali sono i redditi agevolabili, quali sono i criteri per ottenere queste agevolazioni fiscali, per poi parlare nel dettaglio anche di come funziona l'accordo che in alcuni casi, non sempre, va fatto con l'Agenzia delle Entrate per ottenere
l'autorizzazione appunto all'ottenimento di questa agevolazione fiscale. Quindi leggo questa slide e poi passo la parola all'avvocato Mameli. La scelta italiana è una scelta diversa dagli altri paesi e forse si sta per realizzare il sistema più attraente in Europa per i diritti sui beni immateriali, per alcuni aspetti. Nel senso che l'Italia non lo qualifica come patent box, cioè trova l'unico diritto, l'unico bene immateriale nei brevetti o negli strumenti simili al brevetto, come il modello di utilità, come possono essere le topografie per semiconduttori, come può essere alcuni ritrovati, come il know-how, ma introduce anche il più grande, il più comune, il più diffuso dei diritti di proprietà industriale, il più comune bene immateriale, che è il marchio. E lo introduce, certo aspettiamo il decreto di attuazione, ma introduce il marchio. Quale impresa, affacciandoci qua, non ha un marchio? Tutte hanno un marchio. Qualcuno l'avrà depositato, qualcuno l'avrà registrato, qualcuna ce l'ha solo di fatto. Tutti quelli, e sono tanti, hanno un marchio. E quindi introduce il diritto in assoluto più comune. In questo senso, dicevo, era attraente perché amplia la cosa. È un'opzione rinnovabile. Questa è una cosa che già lo sappiamo adesso, è 5 più potenziali altri 5 anni. Teoricamente neanche lo limita a potenziali altri 5. Quindi 5 più 5 più N, ok. Ah, 5 più N, neanche 5 più 5. Rinnovabile, ma irrevocabile. Irrevocabile. Quindi cercheremo di capire tutto questo. Passo quindi il microfono, la banana. Sì, allora... mi è piaciuto l'attacco perché mi dà uno spunto per dire una cosa che inizialmente non avevo pensato di dire, però può essere interessante metterla in quest'ottica e si ricollega già al fatto che in realtà io avevo indicato come titolo non agevolativo perché non mi piace, è una specie di battaglia concettuale questa. Dobbiamo uscire dall'ottica dell'agevolazione dove sembra sempre che si fa un favore a qualcuno e lo Stato stesso deve iniziare a ragionare in termini di sistemi fiscali strutturali per lo sviluppo. Questa, se correttamente intesa, e l'ottica avendo dietro anche i lavori dell'OCSE dovrebbe essere quella, è quella di inserire un canale alternativo strutturale, quindi non agevolativo, un sistema alternativo strutturale che favorisce l'innovazione, il circuito dell'innovazione, perché da studi economici, poi come sempre ci sono economisti che dicono una cosa e altri che dicono il contrario, però non c'è un grande lasso di tempo per avere studi economici su decenni, però le indicazioni sono che sono misure che hanno una incentivo, quelle di questo tipo, sono misure che hanno un maggiore impatto sull'ingresso nel mercato dell'innovazione e un maggiore effetto moltiplicatore sul territorio circostante. Sono misure che si chiamano in gergo OCSE output incentives, per contrapporle agli input incentives. Cosa significa? Significa che mentre, e l'Italia adesso ne ha degli esempi plateali, perché questa era la riflessione, la ricerca e sviluppo e l'innovazione c'è l'auspicio addirittura in Costituzione da noi, quindi il fatto che il sistema fiscale riconosca l'importanza dell'innovazione finalmente è finalmente attuare il dettato programmatico della Costituzione italiana, quindi c'è una copertura forte e c'è in diversi modi, perché noi abbiamo avuto già operative le norme sulle start-up innovative, abbiamo avuto il credito d'imposta che già c'era ma è stato potenziato, questi sono i cosiddetti input incentives, input perché sono delle deduzioni o detrazioni, quindi io ho la possibilità, ho dei crediti d'imposta, cioè ho la possibilità di dedurmi le spese in modo più favorevole rispetto a quelli che sarebbero i parametri normali, o un ammortamento accelerato ad esempio, sono quindi cose che incidono sulla base delle spese che rilevano ai fini del calcolo del reddito su cui poi calcolo le imposte, quindi minore il reddito, maggiori le imposte. Questa è invece l'innovazione che è stata introdotta ed è tutto sommato recente, degli output incentives di cui il patent box è il principe. Lì la scelta italiana è l'IP box, sta proprio a significare quello che evidenziava prima Emanuele, ovvero che
tra le tante possibilità, questi li chiamano in modi diversi, ad esempio c'è il development box, il patent box dove ci sono solo i brevetti, che è quello spagnolo, che peraltro è l'unico ad aver avuto finora una approvazione dalla Commissione Europea come non è aiuto di Stato, e poi vediamo perché è rilevante, oppure il knowledge box irlandese che sta per essere reintrodotto. Quindi sono misure, a differenza di questi input incentives cui vi accennavo prima, sono misure che hanno un potenziale molto più forte, perché impattano sul reddito prodotto dall'intangible, cioè dal bene di proprietà intellettuale. Quindi non è più il costo che io mi deduco più o meno o più velocemente o più lentamente, ma è il reddito che scaturisce da quel bene che beneficia di una detassazione, vedremo, importante. Quindi sì, 5 più non si capisce, vedremo se viene chiarito dal decreto quando esce, parrebbe rinnovabile. Quindi è irrevocabile per quei 5 anni, significa che io dentro quella fascia di tempo, se ho optato per inserire quel bene di proprietà intellettuale all'interno del box, perché tecnicamente qua cosa significa? Perché si chiamano boxes? Perché in linguaggio dei tributaristi italiani sono quelli che sono definiti redditi segregati, significa che io prendo un asset del mio bilancio, un intangible, un bene di proprietà intellettuale, qualsiasi parte, la metto separata dagli altri beni del mio bilancio che producono reddito, quindi quel bene viene separato e produce un reddito autonomo, è una base imponibile separata sulla quale si calcola un reddito autonomo. Quindi nel momento in cui io questi li separo, quella è una scelta che per 5 anni è irrevocabile. Perché è importante questo? È importante nel caso in cui incrociamo le dita. Io sono anche socio di una startup, tra l'altro, quindi l'innovazione la vivo anche, questa la studio e mi interessa, socio molto piccolo, ma è che vedrete dalle mappe che vi faccio vedere dopo, sfrutto mortalmente i soci e i dipendenti per fare cose che non c'entrano o c'entrano in parte con l'attività della startup. Dicevo, è importante perché se non è veloce il rientro sul mercato, cosa succede? Succede che anche i costi collegati a quei redditi non possono essere dedotti insieme a quelli dell'altra attività ordinaria. Se fosse l'innovazione parte di un'azienda già stabile che ha comunque un flusso di reddito, beh, quei costi che magari sono significativi non li posso poi portare dall'altra parte perché sono stati segregati. Quindi questo è importante dirlo. Ecco, qui non so se vogliamo provare a farle vedere le mappe, perché ci danno il contesto di cosa stava succedendo e ci aiutano a dire che, ecco, lì avete poi dei link nei fogli che ho distribuito prima, le potete anche rivedere perché è online, gratuito, ovviamente è un progetto scientifico. Quella italiana è una misura difensiva, è una bella misura, è una misura che ha un ambito di applicabilità molto ampio, perché poi lo spiegherà molto meglio di me Emanuele, copre tutto l'orizzonte dei beni di proprietà intellettuale, ma è una misura difensiva perché sono già 10 anni che di fatto ci sono all'incirca 11 paesi europei, se vogliamo considerare europei anche il Liechtenstein e il canton Nidevaldo della Svizzera, più c'è la Cina anche che ce l'ha adesso. È uscito, ho scoperto ieri sera in aereo che è stato pubblicato 10 giorni fa dalla Commissione Europea un nuovo studio più aggiornato, quindi dovrò aggiornarla, però già qui è significativo, non sono cambiati i dati, è aumentato qualche paese, cioè la Cina qui non c'era ad esempio. Vedete, questa è una, visivamente vi dà la dimensione della differenza tra l'aliquota applicabile, che varia anche significativamente dall'IP box alla corporate income tax, che è l'imposta sulle società in Italia, che in Italia ad esempio non è una riduzione d'aliquota, e adesso vi spiego perché, ma in ogni caso se la riportiamo a riduzione d'aliquota è un dimezzamento della riduzione di aliquota d'imposta sul reddito prodotto dal bene di proprietà intellettuale, significa che invece del 27,5 il 13,75, e questo non considera nemmeno l'impatto sull'IRAP, sul quale comunque è rilevante, quindi è ancora superiore. Perché dicevo non è una riduzione d'aliquota quella italiana? Non lo è, perché in realtà è calcolata come una esclusione dalla base imponibile. Dopo vado più nel dettaglio. Qui volevo giusto farvi vedere come funziona. Se scorriamo un po' a quella sotto, alle due mappe sotto, qui ho fatto rappresentare invece due temi che sono molto rilevanti a livello di discussione in ambito OCSE, in ambito comunitario, e sono due tipologie normative
alternative che variano a seconda dei diversi stati, e le trovate anche nei dati interrogabili nella mappa. Ma l'acquired IP e l'existing IP significa, molto banalmente, e questa è la domanda prima che mi sono fatto quando ho scoperto di questa misura da socio di startup, è: ma noi abbiamo fatto 100.000 euro di investimenti l'anno scorso, beh, siccome la norma la approvano quest'anno non ci posso far nulla. Ecco, l'existing IP è questo. Cosa significa? Significa, dato che il regime sarà approvato quest'anno, cosa succede a ciò che è stato fatto prima come investimenti? Bene, le norme in vigore ad oggi non sono chiare, diciamo che possiamo anticipare che da una sbirciata che abbiamo potuto dare senza avere poi grande accessibilità, la bozza di decreto che viene approvata parrebbe chiarire che in realtà c'è una misura temporanea per gli investimenti fatti negli anni precedenti per questa prima fase. Quindi l'Italia dovrebbe avere introdotto anche l'existing IP all'interno della misura. Peraltro, facendo questo, segue le indicazioni dell'Ocse, che fanno una riflessione di tipo di neutralità orizzontale, cioè dicono non è giusto discriminare chi ha fatto innovazione quando non c'era questa misura. Se io devo valutare lo stato del bilancio dividendolo in un modo omogeneo, devo consentire anche chi già l'aveva fatta, quindi dare in un'orizzontalità, diciamo, temporale a questo aspetto. L'acquired IP è un altro tema ed è legato al cosa succede se io non la faccio io l'innovazione ma la compro. E la compro, badate, non vuol dire la do in outsourcing, vuol dire proprio compro il bene di proprietà intellettuale oppure acquisto il diritto di usarlo. E ovviamente quanto più è larga, quanto più consento anche ai beni di proprietà intellettuale acquistati di entrare all'interno di questa misura, meno incentivo l'innovazione in loco, che è invece l'obiettivo primario della misura. Qui abbiamo, diciamo, fatto vedere più o meno come funziona, le trovate, se interrogate col doppio clic destro in uno degli stati vi dà le indicazioni rilevanti, no, forse tasto destro, anche sui tablet e smartphone comunque. Se no, vabbè, possiamo comunque tornare alle slide adesso. Quindi gli elementi rilevanti, dicevamo, di comparazione sono quindi se l'IP già esistente ci rientra, se l'IP acquistato ci rientra, se l'IP svolto da società controllate o che controllano o che hanno una comune controllante possono essere ammissibili. Questo era risolto, ecco, sono andato avanti io? Ecco, sì, però forse mi è dietro per me. E questo è stato risolto in un passaggio dall'Ocse. Un passaggio che è interessante, una volta ho avuto tra l'altro il riscontro preciso che questo era il tema, per una volta il governo italiano sta sviluppando una misura fiscale cercando di farla uscire già compliant, già in regola con le indicazioni dell'Ocse. Siccome l'Ocse lavora in questo momento, doveva addirittura uscire un paper, anche un aggiornamento il 30 di giugno, ma ancora non è uscito, quindi l'impressione è che anche il governo stia tardando a far uscire un decreto per avere tutte le informazioni a disposizione. E quindi, dicevo, il fatto del rapporto con le società controllate e controllanti, ad esempio questo che vedete su il BEPS Action 5 Harmful Tax Practice, è stato risolto proprio in questo paper, Action 5, passando dal, troverete poi indicato nei documenti anche nei link che vi ho dato, lo chiamano il Nexus Approach al Modified Nexus Approach, cioè sono due approcci che in ogni caso cercano di attuare di contrastare queste misure di harmful taxation, cioè di contrastare misure che sono di concorrenza fiscale sleale. Contrastarle come? Hanno elaborato questo criterio economico di sostanza economica, di nesso, quindi di collegamento al territorio. Cosa significa? Significa che ti do l'incentivo se la ricerca e sviluppo la fai nel territorio. Il BEPS sta per Base Erosion and Profit Shifting, sarebbero le misure, siccome qui stiamo parlando di intangible, e il nome inglese dà bene la dimensione, cioè sono intangibili, fluttuanti, possono essere spostati, e abbiamo gli esempi: chi è che li sposta di più?
le multinazionali che li fanno fluttuare dove conviene per ottimizzare il carico fiscale, quindi questa erodendo la base imponibile e quindi spostando i profitti dove vengono tassati di meno, quindi base erosion and profit shifting. È un programma amplissimo dell'OCSE, davvero sono 15 progetti insieme, ce n'è uno proprio per l'economia digitale. Il quinto, l'Action 5, è questo che è volto a combattere le misure di concorrenza fiscale sleale, che si occupa proprio dei patent boxes. C'è un forum per le harmful tax practices all'OCSE che si occupa di studiare le varie misure, che ha chiarito adesso questi elementi che il governo italiano sta cercando di recepire, tranne per i marchi, perché noi abbiamo il Made in Italy e lì facciamo i pierini, oppure se vogliamo dircela tutta, per una volta ci facciamo i nostri interessi invece che essere sempre il primo della classe che poi si fa fregare dai francesi e dai tedeschi. Quindi anche per questo è stato ampliato. E il passaggio dal Nexus Approach al Modified Nexus Approach è perché c'è stato un accordo tra inglesi e tedeschi in questo caso, che ha fatto modificare l'accordo in ambito all'OCSE. Questo accordo ha fatto sì che da una esclusione totale dei costi di ricerca e sviluppo fatti da società controllate o che controllano o che hanno la stessa casa madre, quindi sono collegate da un comune controllo, che erano prima escluse, sono state incluse con quello che è stato chiamato la uplift di questi costi, perché il ragionamento economico che ci sta dietro è che creerebbe una distorsione, in quanto escludere del tutto i costi fatti da controllate obbligherebbe a ristrutturazioni societarie costose, perché chi deve investire per poterne beneficiare dovrebbe ristrutturare il proprio gruppo per farla fare a chi la vuole fare, insomma. Quindi il morale della favola, l'OCSE ha tirato fuori questo threshold, questo limite del 30%, nel quale gli stati possono decidere di fare rilevare questi costi. Il legislatore italiano, ovviamente, precisamente quando la finanziaria è stata corretta dalla, come si chiamava, l'Innovation Compact, hanno corretto l'IPBOX e esattamente l'hanno corretto passando dal Nexus al Modified Nexus, e quindi hanno inserito il 30, fino al 30% di rilevanza per i costi sostenuti da tenete conto che io parlo di costi sostenuti, perché poi magari ci arrivo un po' meglio, il costo si proietta sul reddito, quindi c'è una formula che consente, che è fatta in questo modo, la spieghiamo così ce la mettiamo alle spalle, debito D, è fatta in questo modo: ci sono i costi rilevanti, che sono quelli rilevanti ai fini della misura, che sono i costi di ricerca e sviluppo, poi nel cosa, bene nel dettaglio cosa ci rientra, magari entra più Emanuele, quindi costi di ricerca e sviluppo al numeratore, al denominatore i costi totali che hanno contribuito alla costruzione e sviluppo di questo bene, e questa formula viene moltiplicata per il reddito prodotto da quel bene. Quindi se i costi di ricerca e sviluppo hanno contribuito per il 30% alla costruzione di questo bene, il reddito che sarà tassato in uscita entra nel box con questa formula. Quindi cosa significa? Che a livello di aliquota viene escluso, è una esclusione tributaria, la terminologia tecnica, per il 50% dalla base imponibile. Quindi se è fatta 100 la base imponibile di reddito prodotto da un brevetto, messo nel box sono 50 che vengono tassati. Molto banalmente, quindi dimezza la base imponibile del reddito prodotto, su cui si calcola il reddito prodotto da quel brevetto. Sì. Costi di ricerca e sviluppo, e poi passo magari la parola a Emanuele, costi di ricerca e sviluppo fratto costi totali necessari per la costituzione di quel bene. Quindi è una formula molto, molto semplice da descrivere, complessa poi nel calcolo commercialistico, ma insomma, ridotta all'osso è questa. Se per caso ci sono gruppi societari più complessi con il problema del controllo che vi dicevo prima, a quel punto allora su al numeratore ci va anche fino al limite del 30% dei costi di ricerca, dei costi sostenuti, anche quelli sostenuti da società controllate o che controllano. Quindi viene inciso, viene, questo è il modified nexus approach, cioè anche i costi sostenuti da società sorelle o da società figlie o da società madri vengono inclusi nel limite però del 30%. Non so se Emanuele adesso vuoi provare a fare una carrellata su che cosa sono i costi rilevanti. Sì, il
quando appunto abbiamo individuato i diritti sui beni immateriali che sono afferenti, noi possiamo individuare a quel punto anche la tipologia di costi, però prima credo che sia necessario dire quali sono i beni immateriali che possono generare questo reddito. Allora, come abbiamo più volte detto durante questo incontro, quello che era, quello che c'è dappertutto, quasi sempre dappertutto, che è il brevetto, non è l'unico. Allora, sicuramente possono mettere nella scatola le imprese i redditi derivanti, va bene, da brevetto, ma, e qui è la grande novità, possono mettere nella scatola anche i redditi derivanti da marchi o redditi derivanti da disegni e modelli, non solo, anche redditi derivanti da know-how, informazioni riservate, informazioni aziendali riservate, e redditi derivanti dalle opere dell'ingegno. Ora, significa praticamente che tutto lo spettro possibile di quelle che noi chiamiamo proprietà industriale e di quella che noi chiamiamo proprietà intellettuale. Cioè qui c'è anche il software, c'è anche la costruzione di banche dati. Quindi la tipica innovazione, per esempio, che abbiamo visto oggi nel salone espositivo, che è un'app, un prodotto che è contemporaneamente software, innovazione, raccolta di anche assemblare tecnologie già esistenti, tutto quello che noi diciamo, guarda, il brevetto non lo puoi fare, invece qui può essere messo nella scatola che ti permette di agevolare con un, insomma, diciamo 50%, anche se a regime dovrebbe essere 30 il primo anno, 40 il secondo anno, 50 dal terzo anno in poi, più N come abbiamo detto. Quindi potenzialmente tutto, perché poi la nozione di opera dell'ingegno qui probabilmente viene assunta anche come opera dell'ingegno e dei diritti connessi. Per cui ci può essere veramente di tutto, cioè dalle fotografie al software, quindi il software che noi normalmente consideriamo qualcosa che difficilmente si può brevettare, in questo contesto è un non problema, perché il software comunque è vero che difficilmente si può brevettare, ma facilmente si può tutelare, nel senso che si tutela con il diritto d'autore. Va bene, potrò, in un questo caso mi sembra addirittura obbligatorio, fare un deposito alla SIAE del software, perché dai uno strumento di certezza in più, però insomma, per dire. Ora, credo che qualcosa si debba fare di autonomo per provare invece la tutela del know-how. Cioè, noi è vero che in questa scatola ci rientra il know-how, ma il know-how e l'informazione aziendale sono tutelate quando rispettano almeno tre requisiti. E cioè siano segrete, e su questo penso che ipotizzi un triangolo, cioè fiscalista, industrialista, ma anche conoscitore della privacy, e dimostrare che hai mantenuto tutte le, hai fatto di tutto per mantenerlo segreto queste conoscenze, cioè comunque hai dei protocolli all'interno dell'azienda, hai una struttura, hai di fatto insomma facilmente puoi provare che hai mantenuto segreto. Ma non basta la segretezza per avere la tutela del know-how e delle informazioni aziendali riservate, occorre anche che queste informazioni, queste conoscenze, nel caso del know-how, abbiano un valore sostanziale. Ma non basta neanche solo il valore sostanziale, serve anche che siano comunque in qualche maniera identificate in un supporto. Allora, ci sono delle, è una riflessione a voce alta che faccio, ma per esempio la tutela dell'inedito, che è una cosa che non so, ci abbiamo in Italia, ma chi altro ce l'ha? Non so, c'è qualcun altro che ha la tutela dell'inedito in giro per il mondo? No? Questo mettere in una busta chiusa determinate cose e ricevere un numero dalla SIAE per il fatto che abbiamo messo così una determinata idea, può valere in questo caso, può essere uno strumento utile nella costruzione del box per un qualcosa che non è brevettato ma sono informazioni aziendali. Il database, per esempio, sicuramente qui ci rientra, cioè una classica innovazione, è una classica opera utile che in rarissimi casi è un'opera dell'ingegno tutelata dal diritto d'autore tout court, perché sono rari i database che hanno una costruzione originale, ma sono invece molto più comuni i database che hanno valore
perché sono frutto di un grande investimento, perché copiarli è molto facile, costruirli è molto difficile. E siccome la normativa sul diritto di autore italiana, europea, scusatemi, è stata modificata proprio per creare anche un diritto sui generis a colui che costituisce un database, noi possiamo dire che anche la costruzione del database, che sicuramente è un reddito molto importante, rientra nei beni immateriali che possono entrare nel box e che quindi possono, non è bella usare, lo so, io continuo a usarla l'espressione agevolazione, anche se, come giustamente ha detto l'avvocato Mameli, qui parliamo di qualcosa che invece ha a che fare con un sistema che vuole diventare strutturale. Cioè, io ero partito proprio dall'idea, se lo Stato ci dice che l'innovazione è uno scambio continuo con la collettività, perché noi che proponiamo nuovi prodotti in qualche maniera sviluppiamo progresso, allora tu mi devi aiutare non solo permettendomi di fare delle cause che hanno delle leggi speciali, c'è un codice della proprietà industriale, c'è una legge del diritto d'autore, ma tu mi devi aiutare anche nell'ordinario, cioè nel fare in modo che io possa, nel momento in cui ho ottenuto un'agevolazione, anche reinvestire per altra nuova tecnologia. E quindi questo è rendere strutturale, non semplicemente creare uno strumento di agevolazione. Mi ripaghi di tutte le esternalità positive che il mio lavoro ti dà, tu Stato, riconoscendomi una specialità, e alla fine si tratta banalmente di attuare il principio di uguaglianza, cioè trattare in modo diverso situazioni diverse. Chi fa innovazione rischia sulla sua pelle, perché non sempre l'innovazione va in porto, non sempre produce, però anche il fatto che la stessa ricerca cosiddetta di base ci rientri, e ci rientri di sicuro, è quella che più merita il beneficio, perché senza un incentivo o tutti i tipi di incentivi, tra virgolette, legislativi che ne riconoscono la specialità, nessuno la farebbe. Saremmo fermi ancora probabilmente all'età della pietra, no? Se vogliamo. Per fortuna lo spirito innovativo ce l'abbiamo a prescindere, ed è così forte, è quello che caratterizza l'uomo. Però nel mondo di oggi, in cui tanti sono le attività in cui uno può limitarsi a fare, diciamo, a sfruttare ciò che esiste, se non ci fossero questi incentivi, se non si riconoscesse questa specialità, probabilmente sarebbe molto più lento lo sviluppo, che invece produce benefici per tutti. Diciamo che, forse senza entrare troppo nei tecnicismi, quello che rileva sono i costi, diciamo, di sviluppo, mantenimento e accrescimento, dice la legge dei beni di proprietà intellettuale. Come verrà definito? Quindi sviluppo, mantenimento e accrescimento. Quindi questo ad esempio è rilevante, perché se io acquisto, anche qualora io acquistassi un brevetto già esistente, ma poi accresco, costruisco su questo e creo del nuovo, allora bisogna definire che quanto è il nuovo e pesarlo. Già come ve la sto descrivendo vi rendete conto che è parecchio complessa. Soprattutto è parecchio complessa se io sono ad esempio una startup e voglio io utilizzare l'innovazione. Quindi cosa ha pensato il legislatore italiano, e cosa c'era in altri esempi, e cosa diceva anche l'OCSE? Quindi, però, la scelta del legislatore italiano è stata questa: qualora io decida di usare direttamente l'innovazione, qualora io decida di usare direttamente l'innovazione, il legislatore italiano ha previsto una procedura di ruling, quindi si fa il calcolo che vi descrivevo prima con la formula costi di ricerca e sviluppo su costi totali che hanno contribuito a costituire quel bene, quanto pesano, visto che comunque è complesso individuarli dentro e che è pericoloso, e che, ve lo dico per esperienza, la normativa tributaria italiana già in casi normali è complicata, la certezza del diritto è un'utopia, quindi l'amministrazione fiscale è avvelenata, cambia idea, e se tu hai sbagliato seguendo la sua idea precedente non è neanche detto che riesci a farti tutelare senza arrivare fino in Cassazione o alla Corte di Giustizia, e ve ne posso portare esempi. Quindi, a fronte di tutto questo, e se ne rendono anche conto, dove l'incertezza del diritto è l'ostacolo principale agli investimenti, la durata dei processi e l'incertezza, lo sanno bene i colleghi, cosa è stato fatto? È stato esteso un APA, un Advanced Pricing Agreement, uno strumento di interpello che è fissato dalla legge del 2003, che era stata usata pochissimo, che dovrebbe regolare i prezzi di trasferimento, cioè
quanto do di peso, secondo il principio dell'economia di mercato, ai trasferimenti tra imprese dello stesso gruppo, che sono i modi con cui le multinazionali spostano i profitti da uno Stato all'altro. Doveva regolare il modo in cui pesano dividendi, interessi e canoni, sempre all'interno dei gruppi di multinazionali. Doveva regolare una cosa che si chiama la nozione di stabile organizzazione, che è una finzione fiscale che serve a dire quando un'impresa estera fa attività in un paese che non è quello suo di residenza, oltre una certa sostanzialità di presenza in quello Stato, nasce questa finzione che si chiama la stabile organizzazione, che vale solo a fini fiscali, che è un soggetto d'imposta nel paese della fonte, si chiama. Quindi questo doveva fare questo ruling. Da quest'anno si occuperà anche di pesare questa proporzione. Cosa significa banalmente? Significa che io dovrò andare, probabilmente accompagnato da un esperto di proprietà intellettuale e da un fiscalista, all'Agenzia delle Entrate, a un ufficio che conosco peraltro due delle bravissime, preparatissime funzionarie che c'erano finora, che ancora non sanno cosa dovranno fare, però le aggiorneranno, immagino. Dovrà quindi andare lì, presentargli l'analisi dei brevetti che sono nel portafoglio piuttosto che dei beni di proprietà intellettuale, i costi ammissibili e non ammissibili, dire in che modo questi costi impattano su quel bene di proprietà intellettuale, stabilire quindi la proiezione, che poi è una percentuale che si applicherà sul reddito prodotto da quel bene. Siamo nel caso giù, e quindi è l'uso diretto. Io, startup, ho, diciamo, ho sviluppato un brevetto e decido di commercializzarlo anche. Quindi spacco tra le spese di commercializzazione che non rientrano tra quelle di ricerca e sviluppo e le altre, e ho questa percentuale che rebus sixtantibus, cioè stando le cose così in diritto e in fatto, quindi se non cambia nulla, mi fa stare tranquillo che per i prossimi 5 anni io posso applicare questo regime e sono protetto da azioni del fisco che mettano in dubbio questa situazione. C'era una cosa prima che ho saltato, ma è importante qui, che la messa così sembra irrilevante, ma in realtà ha delle grandissime conseguenze che peraltro non mi piacciono. Purtroppo c'è per ora poco da fare. Stiamo provando con un gruppettino di amici anche alla commissione a immaginare vie per superarla, perché è compatibile con le libertà economiche dell'Unione Europea? È compatibile, sì, ma è compatibile perché la misura è costruita in un modo distorto. Cosa significa? Questa misura nasce per incentivare l'alta tecnologia, la ricerca e sviluppo, il patrimonio di ricerca e sviluppo nello Stato, che usa il suo gettito per finanziare questo, usa il suo gettito, rinuncia a gettito, diciamo, rinuncia a imposizione fiscale e investe nell'innovazione, quindi dovrebbe investire nel suo territorio, se non che c'è tutta un'elaborazione della Corte di Giustizia sulle libertà economiche, in questo caso in particolare si parla di libertà di stabilimento e libera circolazione dei capitali, per il quale tutto ciò che io do ai miei, se gli esteri europei sono in situazioni simili o assimilabili, e lo sono quasi sempre, devo darlo anche a tutti gli altri. Questo cosa significa? Significa che io devo dare l'incentivo anche se le spese di ricerca e sviluppo sono svolte in un altro paese comunitario. Quindi sì, è compatibile perché purtroppo funziona in questo modo. Tra l'altro, per esempio, so che per fortuna fatta da un soggetto che non viene, che è un denunciante seriale alla Commissione Europea, un lussemburghese, mi si racconta, che ha denunciato le norme sulle start-up italiane proprio perché hanno un vincolo sull'investitore che deve investire in start-up che fanno ricerca e sviluppo nel nostro territorio, e lui vorrebbe estenderlo. Insomma, speriamo non diano seguito, però se danno seguito sarà problematico. Questa del patent box prevede già. Per quel che ha appena detto, per le norme sulla libera circolazione europea dei capitali e libero stabilimento delle attività imprenditoriali, se faccio un esempio, una società inglese che ha avuto il beneficio fiscale del suo patent box in Inghilterra, viene in Italia, deve avere lo stesso riconoscimento, e viceversa se una società che ha avuto ricerca e sviluppo in Inghilterra e ha uno stabilimento, quindi stabile organizzazione economica in Italia, paga l'IRES in Italia, deve poter avere quel riconoscimento di detrazione pari al 30, 40, 50% sul reddito prodotto da quel brevetto che ha fatto in Inghilterra.
direi che questa qua forse riusciamo a bloccarla con l'abuso del diritto, che è un principio comunitario anche quello, quindi siccome questa sarebbe un doppio beneficio, forse questo riusciamo a bloccarlo. Più banalmente è il caso di ad esempio un investitore qui che però delocalizza, quindi mette la ricerca e sviluppo in uno stato in cui ad esempio il costo dei lavoratori ad alta formazione è più basso che da noi. L'India teoricamente ci potremmo difendere perché sta fuori dall'Europa, quindi il vincolo è comunitario, però la Romania, l'Ungheria, la Repubblica Ceca, certo vedendo in realtà da noi, sento anche racconti di alcune start-up che hanno il capitale fuori, gli ingegneri da noi che sono bravi e meno cari, forse riusciamo a essere ben messi, ormai siamo competitivi da quel punto di vista, però è una cosa che non mi piace proprio a livello concettuale ed è purtroppo il frutto dell'incompleta armonizzazione europea, dove si è armonizzato il mercato ed è rimasto 28 sistemi fiscali differenti, quindi dove queste cose si scontrano è in questo momento. Ci sono volte in cui sono positive le armonizzazioni negative, sono chiamate, che fa la Corte di Giustizia, dove estende i diritti al di là dei confini o costringe gli stati ad essere più aperti, ma in casi come questo in cui c'è proprio un nesso strutturale tra la scelta di politica fiscale e l'incentivo ed è legato al territorio per la sua natura, beh, in questo caso è una distorsione, quindi diciamo che sto provando a immaginare modi per fare delle cause pilota per vedere se riusciamo a smuoverlo un po'. Peraltro ho scoperto da poco due sentenze della Corte di Giustizia in temi che non c'entravano, che però forse possono aprire uno spiraglio, che riguardavano dei castelli tra il Belgio e l'Olanda e delle misure, una sul reddito e una imposta sulle successioni di fatto, dove la Corte ha detto la richiesta era voglio beneficiare anche se il castello sta al di là del confine, non solo se sta nel mio stato, e lì la Corte riconosce in qualche modo che in quella misura fiscale ci sia una valutazione del valore della cultura e della storia. Come l'ho letta mi si è accesa una lampadina, perché ho pensato se c'è un valore dentro il tributo e si riconosce un valore strutturale alla cultura e alla storia, perché non alla ricerca, al patrimonio di ricerca e sviluppo e innovazione? Quindi sarebbe una cosa non da poco, perché pensate che l'Inghilterra, visto che è stata citata, dove per esempio la Glaxo, la casa farmaceutica, in Inghilterra c'è da 2 anni il patent box, il primo anno che l'hanno fatto la Glaxo ha spostato qualcosa come 1,5 miliardi di sterline di investimenti in ricerca e sviluppo, lo studio dell'impatto sul gettito è significativo, c'è ovviamente poi tutto il discorso che facevamo prima dell'effetto a cascata, però quell'impatto è significativo. Lato antitrust, queste erano le libertà, lato antitrust vuol dire principalmente, anzi solamente, aiuti di Stato in questo caso, normativa sugli aiuti di Stato, quindi articolo 107 del trattato, che è una norma molto molto importante, perché se non risolviamo questo problema o non siamo tranquilli sotto il profilo di questo problema, significa che possiamo prenderci un beneficio fiscale e tra 1 anno, 2 anni, 3 anni avere la Commissione Europea che decide che un aiuto ordina allo Stato di recuperarlo in capo al beneficiario. Quindi non è lì l'abbiamo messo in una riga, ma questo è il, com'è che si dice, the elephant in the room, è la spada di Damocle, no? Quindi bisogna avere chiare le idee qua. Per fortuna esiste un precedente che riguarda la Spagna della Commissione Europea, in cui il regime di patent box è vero che è più piccolo di quello italiano, però è stato, con dei ragionamenti che possono essere anche estesi a questo caso, qualificato come non è aiuto, perché è aperto a tutti, aperto a tutti i settori e dunque non selettivo, cioè non crea una discriminazione per imprese o settori produttivi, che è una delle caratteristiche costitutive dell'aiuto. Non sto a entrare nelle altre, se no perdiamo troppo tempo, però cosa significa questo? Significa che avere un precedente, anche se la ricostruzione di quella decisione della Commissione Europea in realtà è discussa, per esempio il servizio giuridico della Commissione non è totalmente d'accordo su quella ricostruzione, ha idee un po' diverse, in ogni caso questa funge da precedente sul quale l'impresa italiana può legittimamente fare affidamento.
quindi non potrà mai esserci un recupero se c'è un affidamento tutelato, ed è bene che sia una decisione della Commissione europea, perché l'unico affidamento che vale quando si parla di aiuti di Stato è l'affidamento su una pronuncia della Commissione europea. Quindi da questo punto di vista si può stare tranquilli, perché abbiamo fatto un convegno a Palazzo Chigi, nella sala monumentale di Palazzo Chigi ad aprile, in cui è venuto un amico della Commissione europea che ha terrorizzato le imprese, dove all'uscita tutti ci fermavano dicendo: ma come, ma se può essere un aiuto, allora nessuno lo farà. Beh, in realtà non è così, anche se a livello teorico si può dibattere. Ci sono anche altri argomenti, oltre quelli della decisione spagnola, che giustificherebbero questa misura sotto la natura e struttura del sistema fiscale, quindi in ogni caso da questo punto di vista mi sento di tranquillizzare che è una misura che, avendo l'affidamento tutelabile, si può tranquillamente utilizzare senza paura di incappare in recuperi. Qui era rimasto da spiegare che cos'è il grandfathering, ed è una cosa legata al tempo. Sembrerebbe che in effetti il grandfathering, il nonno, è una cosa che è legata al tempo. Che significa? Significa che a livello OCSE, dove non hanno potere cogente, dove a differenza della Commissione europea non possono imporre, almeno in ambito aiuti, in ambito fiscale anche la Commissione non impone, c'è bisogno del Consiglio che vota all'unanimità, ma in ambito OCSE siamo proprio a Roma, dicono, a carissimo amico. Loro le chiamano con un modo più nobile degli gentleman agreement. Quindi l'OCSE, gli stati si siedono, discutono e vengono fuori con delle raccomandazioni agli stati, e queste sono raccomandazioni. Questa che è uscita sulla lotta all'harmful tax competition nei BEPS, e quindi dove dentro c'è il patent box, è una raccomandazione nella quale è inserita questa clausola. Loro col gentleman agreement si impegnano a migliorare queste misure, chi ce le ha già, seguendo le linee guida, quindi farle legate a questo nesso sostanziale al territorio, quindi impedire per esempio quello che fanno ora Apple, Amazon, Microsoft, tutte, nominate quelle che vi pare, tutte, che fanno il doppio il giro con la doppia residenza irlandese, con il passaggio in Olanda a volte per i diritti, e portano al 0,2% l'aliquota effettiva. Quindi questa sostanza economica, l'obiettivo dovrebbe essere quello di impedire che si possano riprodurre questi meccanismi e al contempo valorizzare chi fa innovazione sul territorio. La grandfathering serve a dire che chi ce le ha già queste cose, per evitare che l'Irlanda si trovi da un giorno all'altro con la Apple che se ne va, o comunque con traumi troppo grossi, è stato previsto un phase out. Quindi significa che le misure così come sono fino al... dovrebbe essere al 30 giugno 2016, potranno stare in vigore fino al 30 giugno 2021, senza nuovi entranti però. Quindi chi entra fino al 30 giugno 2016 potrà utilizzare le misure. Questo per chi ce le ha già. Nel caso nostro significa che se lo Stato italiano si sbriga, e siccome ciò in cui noi siamo fuori sono i marchi, significa che Armani, Versace, se entrano dentro con i loro marchi commerciali entro il 31 di giugno, poi ne potranno beneficiare fino al 2021. Dopo probabilmente l'Italia dovrà adeguarla alle raccomandazioni, perché comunque sia l'Italia è un paese che tende a voler essere compliant in questi casi, quindi a voler agire secondo le regole. Quindi è probabile che, se l'accordo finale, anche perché già si stanno lamentando i francesi e gli inglesi del fatto che noi abbiamo messo dentro i marchi commerciali, perché nelle raccomandazioni OCSE non ci sono, quindi è probabile che in questo caso diciamo vengano più in là tolti. Per adesso però ci rientra tutto, quindi appena viene approvata sarà il caso di utilizzarla. Io perlomeno, se veramente l'existing IP viene autorizzato, la Nordai, che è la startup che mi ha fatto le mappe che avete visto, sicuramente utilizzerà il box. Ok, quindi io, oddio, mi sa che ho spento. Volevo fare una sorta di riassunto, no? Perché nei temi di discussione, e cioè che abbiamo visto che c'è un sistema per rendere detraibili i redditi derivanti dalla proprietà industriale, che in Europa ha diverse sfaccettature. L'opzione italiana, che arriva ultima,
o ultima dei grandi, diciamo, ultima degli importanti, ma i piccoli ce l'hanno perché sono attrattori. Cipro credo che faccia degli effetti speciali, zero, capito? Cioè, insomma, se trovi la banca a Cipro, poi quando vai in banca e la trovi aperta, va bene, cioè, è ottimo, insomma, però... L'Italia, appunto, per fare in modo che non vadano via tante imprese, che non vadano all'estero e che non giochino soprattutto con i loro marchi, brevetti, design con sedi estere, cerca di fare il sistema più, io l'ho detto attraente, usiamo l'aggettivo che vogliamo, insomma un sistema che possa veramente rendere alle imprese che investono in innovazione e in marketing, diciamocelo, con i marchi, con il design si investe in marketing, a queste imprese di rendergli la vita molto più semplice, affinché si spera non solo non vadino via, ma investano in lavoro alle persone, in servizi, investano in tutto quello che possa portare innovazione, possa portare differenziazione, possa portare benefici alla collettività. Quando sono detraibili, i sistemi sono molto diversi a seconda che uno dà in concessione il proprio bene immateriale, perché in quel caso basta calcolare le royalty, dal sistema molto più complesso che invece si ha quando l'utilizzazione è diretta, e cioè le royalties, come abbiamo detto, sono embedded, cioè sono incorporate nel, chiamiamolo, nel bene immateriale, nel reddito derivante da quel bene immateriale. In quel caso c'è bisogno anche di fare un ruling, un, chiamiamolo così, un accordo con l'Agenzia delle Entrate. Perché l'abbiamo potuto fare? L'avvocato Mameli ci ha spiegato come funzionano le raccomandazioni OCSE, ci ha spiegato una pillola di come funzionano gli aiuti di Stato, ci ha spiegato anche lì una pillola, ma non perché, una ottima pillola, però diciamo perché la materia è molto complessa, anche di come questo meccanismo funziona all'interno delle libertà economiche nel trattato sull'Unione Europea. Ora, c'è una cosa guardando questo scenario, sembra tanto uno strumento per la grande impresa, sembra tanto uno strumento per chi fattura tanto, e però i rumors sono molto, molto, diciamo, ben motivati in questo caso, che ci saranno disposizioni ad hoc proprio dell'Agenzia delle Entrate per la micro, la piccola e la media impresa, le quali potranno svolgere questa attività sia di accordo con l'Agenzia delle Entrate sia del pagamento dei royalties in maniera, quindi per l'uso indiretto, lo potranno svolgere in maniera molto più semplice di quanto il meccanismo non lo sia per la grande impresa. Certo, se fosse uno strumento della grande impresa, oggi tra di noi ne parliamo un po' da, sì, professionisti, che qualche volta ci può capitare di lavorare per una grande impresa, ma forse più da cittadini che si domandano come funziona questo schema. Se invece c'è un meccanismo veramente funzionale per la piccola, media e la micro, parliamoci chiaro, c'è tanta di micro impresa, allora potrebbe essere uno strumento veramente che si espande allo scenario economico di cui siamo più soliti, con cui siamo più soliti lavorare come professionisti, ma soprattutto voi siete più soliti operare, perché verosimilmente avete micro, piccole e medie imprese. Per dargli il nome tecnico, quello che è complicatissimo sono quelli che chiamano i master file negli accordi di transfer pricing, cioè negli accordi infragruppo le grandi imprese hanno dei dipartimenti con tante persone che fanno questi file, che devono spiegare perché devono fare dei comparabili di mercato trovando soggetti indipendenti che fanno le stesse operazioni e compararle. Ecco, se per applicare il patent box si dovesse ipotizzare che una startup deve portare studi di questo tipo, l'abbiamo uccisa e gli abbiamo messo proprio l'asticella altissima e non ci si arriva. Invece parrebbe che ci sarà una norma ad hoc per semplificare il procedimento di calcolo di quella proporzione e l'applicazione diretta per le piccole e medie imprese, che sapete a livello comunitario sono anche abbastanza, cioè ci si sta dentro, anche essendo per i nostri parametri sardi piccole e medie imprese sono considerate grandi proprio, quindi ci staremo bene là dentro. Una cosa che mi sono scordato, che è importante, che la norma italiana ha e che non hanno le altre, è il fatto che ci rientrano dentro anche le plusvalenze da cessione del bene, cioè sono per il 90% addirittura esclusi i redditi, in questo caso non si parla di redditi,
si vorrebbe un discorso di un paio d'ore per dire a livello tributario cosa si dice, insomma, l'introito dalla cessione di questi beni di proprietà intellettuale sono esclusi per il 90%, purché entro il secondo periodo di imposta successivo a quello in corso, quando vengono venduti, vengono reinvestiti in attività di ricerca e sviluppo, in costi di ricerca e sviluppo. Quindi è proprio, si vuole incentivare questo circuito virtuoso di innovazione sul territorio europeo. Per ora vediamo se troviamo qualche idea per poterlo limitare a quello italiano. Ci sono domande o osservazioni? È facilissimo, assolutamente. No, volevo sapere, per le opere dell'ingegno, che è una estensione gigantesca dell'applicazione di questa misura, si applica solo ai casi di titolarità o anche di licenza esclusiva, acquisto di licenza o altre modi di circolazione del diritto, oppure io devo essere il titolare registrato SIAE, come succede per esempio per le start-up? Scusa che do una risposta un po' evasiva, ma la risposta sarà nel decreto di concerto tra il MISE e il MEF, con la Ragioneria di Stato. Credo, se ho capito un po' la filosofia di fondo, quindi prendila per quello che vale, cioè come una riflessione di uno che ha letto queste cose, che si vada a vedere il reddito generato dall'opera dell'ingegno, quindi non ci dovrebbe essere una grande si fossilizzi molto sulla titolarità, se non penso che il licenziatario, ecco, però a quel punto esclusivo, oppure cioè la vantare il diritto, ecco. Lì più che altro l'ostacolo a livello concettuale non ci sarebbero magari ostacoli, il problema sta un po' più a valle, perché dovendolo ricollegare al costo di ricerca e sviluppo, ed essendo l'indirizzo OCSE soprattutto in questo senso legato alla sostanza, quindi a chi fa la ricerca e sviluppo, forse questo, se lo vogliono fare compliant, li porterà a tenerlo fuori. In realtà è previsto anche che ci sia l'outsourcing, a livello OCSE sarebbe incluso, ma questo li porterebbe però sempre, se io lo do in outsourcing sono sempre io poi alla fine a essere titolare, e loro ce lo fanno rientrare perché dicono tanto, salvo per imprese collegate, chi è che fa sviluppare fuori un bene di proprietà intellettuale magari potenzialmente produttivo di grandi redditi? Nessuno, quindi, o pochi, quindi l'impatto lo fai con l'università magari, infatti quella ci rientra col vincolo. Però di regola il modo in cui l'hanno costruita, collegata alla sostanza, al costo di ricerca e sviluppo fatto da chi lo vuole chiedere, se la vogliono fare compliant con l'OCSE forse è più per il no. Se vogliono fare, come hanno fatto con i marchi commerciali, una cosa più d'impatto, almeno all'inizio, speriamo. Però perché registra? Grazie. Volevo chiedere, un privato che ha un'idea, un progetto e cerca di tutelarla col deposito in SIAE oppure con un marchio eccetera, ancora non è riuscito a costituire un'impresa, quindi a produrre reddito, ha qualche agevolazione, ecco, per tutelare questa progettazione, ecco, questa ricerca? Questa è particolare. Questa è un'agevolazione che interviene nella fase del reddito in uscita, quindi prima ci sono altre misure, lì più che altro forse sono da guardare i fondi diretti comunitari o la partecipazione a bandi che tutelano, che aiutano questa fase iniziale, perché di sicuro il patent box, ma mi viene in mente anche le altre, di fatto il permettermi di dedurre un costo maggiormente mi beneficia quando comunque ho un reddito da cui dedurre il costo, quindi quello che serve nella fase iniziale sono al limite o dei prestiti a fondo perduto o dei prestiti a tasso zero o dei fondi dati a fondo perduto, e ce ne sono. C'è la stessa Sardegna Ricerche che ci ospita oggi, gestisce il bando per startup, che è un ottimo modo di mettere a frutto un'idea all'inizio.
Io volevo chiedere invece nei rapporti in franchising come viene gestita questa cosa, come potrebbe venire gestita questa cosa, nel senso che il franchisee e il franchisor potrebbero in qualche modo scaricare uno i ricavi e l'altro le spese. Qui allora bisogna vedere, perché se io vado a ragionare, non è ovviamente prevista, ma se bisogna vedere in che rapporti sono, perché qui si potrebbe forse, ragionando in modo analogico, creare lo stesso tipo di rapporto che c'è tra nel caso del rapporto di controllo, no? Quindi a quel punto sarebbe solo una percentuale ammissibile, altrimenti la regola, perché sono tra loro collegati di solito, no? In ogni caso è soltanto un contratto con corrispettivo. Sì, non è controllato, ma è un contratto. Io uso il marchio. Esatto. No, però in quel caso è il titolare del marchio che lo dà in concessione. Il franchisor. Chi? Il franchisee forse se. Il franchisor sì, ma il franchisee no? Lui sviluppa nuovo. Allora, il franchisor, semplificandolo proprio, è un contratto in cui il franchising, scusami, sì. È un contratto in cui, proprio a semplificare, il franchisor dà tre cose al franchisee: sì. Licenza di marchio, licenza di know-how, assistenza tecnica. Quindi il marchio ed il know-how, che sono due beni immateriali che si possono inserire nel box, sono per definizione del franchisor licenziante, chiamiamolo sì, così. Sì, sì. Che lui, il franchisor, possa beneficiare di questo sistema, non c'ho dubbio. Forse la tua domanda era... E il franchisee? Il franchisee. Il franchisee. Siccome devo ammettere che per molti contratti di franchising che ho visto, è vero che la pubblicità la deve fare il franchisor, ma molto spesso il franchisee si fa carico di attività sì. promozionale, e siccome quella è marchio, e siccome è un po' la cosa che accennavo quando l'avvocato Gallus, ho pensato il licenziatario esclusivo di un diritto d'autore, mi viene da pensare che l'acquisizione del suo diritto sul marchio e sul know-how in una determinata, tipicamente in una determinata area territoriale, possa configurare la creazione, lo sviluppo, sviluppo, mantenimento e accrescimento come costo, però non è titolare e non è depositario del marchio. Guarda, probabilmente nel decreto attuativo ci sarà la qualifica di eventuale licenziatario. Se il decreto attuativo dice che è il soggetto che può beneficiare della P-Box, il soggetto che c'è un determinato reddito collegato a un bene immateriale, e laddove si definisce il bene immateriale, lo si definisce, per esempio quello del marchio, come bene immateriale registrato, depositato, a quel punto io interpreto che non c'è licenziatario. Cioè, per esempio, nella startup tu puoi essere licenziatario di un brevetto per essere startup innovativa, però proprio il decreto sulle startup innovative dice che deve, per quanto con lato brevetti, diciamo, dice devi essere titolare, depositante di un brevetto o licenziatario di un brevetto. Te lo dice, ma lì te lo dice la startup innovativa. Se qui non ti dice che c'è anche la figura del licenziatario, non sono un fiscalista, però mi sembra che vanno interpretati in maniera un po' rigida, mi sentirei. Quindi mi sentirei di dire di no, però da Ponzio Pilato mi... Ecco, non aspettiamo. Facciamo una causa pilota. Però sì. No, un ruling pilota in realtà. In realtà, se il licenziatario vuole fare delle spese di sviluppo, mantenimento, accrescimento, teoricamente poi è lui che in prima persona deve beneficiare. Quindi non è più come invece il franchisor che ha la royalty ed è tranquillo perché rientra su. Nel secondo caso sarebbe obbligatorio un ruling, quindi se avete un caso andiamo a portarlo come primo ruling appena attivano la cosa e vediamo cosa ci dicono.
perché teoricamente. Altre domande? Allora, grazie. Soltanto di IRES? O, no, no, o faccio un esempio. E se la ricerca venisse fatta da una società di persona? Ah no, no, ci rientrano tranquillamente. Ecco, quindi non abbiamo la preclusione. No, 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 chiunque svolga ovviamente nell'esercizio di attività commerciali, il riferimento, sì, sì. Tra l'altro addirittura tanto è pacifico questo che c'è anche qualcuno che ha già scritto in dottrina, addirittura ipotizzando che per evitare fenomeni di discriminazione, quando si tratta di società estere, si fa riferimento a quelle che svolgono attività commerciali e quindi che sarebbero soggette a IRES in Italia. Questo ipotizza che in teoria sarebbe una discriminazione interpretata così illegittima, quindi addirittura che persone fisiche che svolgono attività di impresa in Italia dovrebbero poterci rientrare, quindi che quelli che la svolgono italiani è proprio pacifico. L'unico limite è che tutto venga gestito in attività di impresa. Sì, sì. L'unico escluso è il privato che si è voluto provare a mettere a fare qualcosa e poi riesce a brevettare qualcosa. Tutti i costi sostenuti in quel momento. No, perché l'Italia ci ha fatto entrare sì, i costi che ha sostenuto da privato nel suo garage. Vabbè, là, oh. In realtà di là abbiamo addirittura delle sentenze di Corte di Giustizia che per l'IVA ti dicono che anche prima di esserti costituito come società puoi scaricarti l'IVA se già la struttura, la sostanza, quindi anche lì. Boh, ci si può provare, nel senso qualche appiglio per provare c'è, a vedere se uno l'ha avuta l'idea quando era privato, ha avuto dei costi, se sono documentati. Io mi faccio questa riflessione per un semplice fatto. Vivo, lavoro in Sardegna, sono un consulente, ho a che fare, come ha detto l'avvocato Montilione, in realtà non sono certo, l'Apple non sono certo, magari. Magari. E come giustamente ha detto, da noi la media piccola impresa 250 milioni sono multinazionali, diamoci la realtà in cui viviamo, poi per carità tutti aspiriamo a ben altre dimensioni. Noi ci troviamo spesso in realtà piccole, micro, marginali, in cui veramente l'idea è frutto dell'invenzione, del quid dell'imprenditore piccolo, che però mette a frutto quel suo lavoro e riesce a tirare fuori un marchio, un brevettino, che però magari gli dà il là a qualcosa di grande. In questo caso, se ci rifacciamo a quello che è la norma generale per le grandi imprese, è veramente marginale il beneficio fiscale a cui può andare incontro su quel sfruttamento, perché i costi. A quel punto farebbe la pena di provarci a dirlo che i costi che ha avuto, soprattutto se sono vicini temporalmente, sono già stati fatti in un embrione di attività d'impresa che ha tutti i requisiti di sostanza e quindi, usando anche quella sentenza di Corte di Giustizia, sì, o un paio anzi sono in realtà sull'IVA, dire già c'era l'impresa, ergo i costi li prendo e li considero. Bisognerà vedere come fanno queste norme semplificate per le piccole, perché certo se dovevo avere già i faldoni dei master file del transfer price, allora vabbè, ma allora non ci rientra nessuna di queste, neanche Sardex, che pure va bene, che ho visto ci sono. Era questo, perché non so, abbiamo. Allora io vi ringrazio. Anch'io vi ringrazio. Vi ringraziamo anche noi. Ci rivediamo alle 17 per conoscere un modello di edilizia sostenibile, abitare Mediterraneo. Grazie ancora.